Eccoci, Radio Stop, che è successo? Io sono al lavoro, a discapito di chi dice che non faccio nulla. Io sono al lavoro, sono in macchina, ma mi sono fermato, la parcheggio così, non fa vedere che chiacchiero solo, sennò mi pigliano anche per scemo. E sono al lavoro e quindi c'è Federico che andrà in diretta su Radio Stop. Noi ascoltiamo di qui, commenteremo in differita, cintura messa, sono fermo, vedete? Sono fermo, che poi se no fate commenti e rompite le palline e dite che mai, giustamente, che macchina non si va col telefonino acceso. Quindi mette Radio Stop, penso che si stia collegando in questo momento con Federico Regini. C'è le pubblicità, ne avrò pagati più anche pubblicità. Martorella mi sta aspettando, quindi mi toccherà anche un cicchetto. Ma noi aspettiamo che Federico Regini vada in onda su Radio Stop. Senti, fanno tutte queste cose, battesimi, comunioni, bravi. Sposatevi, fate figlioli, mi raccomando, è importante. Vediamo un po', eh. La regola siamo a tiro per. Lui già me lo immagino lì con tutti i fogliettini, tutti i appunti. E la prima volta lo sentiamo alla radio così, eh. Non era successo già una volta, ma non l'avevo registrato. Bene, bene, invece stavolta. Che facciamo? Mettiamo la pausa? Aspetta, eccoci, ci siamo. Sicuramente Federico Regini è lì che scalpita e penso che non si sia mai risentito lui da registrato in questa maniera. Quindi, mentre questo non so chi sia che gorgheggia, no, perché Radio Stop mette anche sempre la canzone, la intitoleremo Avrei voluto sapere sicuramente. Non so chi sia, forse saremo, non lo so. Non ho più pallida idea. Sì, cosa succede all'isola d'Elba lo sappiamo ogni eccoci, mattina grazie alle regole Rai eccoci, ogni eccoci. giorno in rete, il lunedì mattina alle 12:15 circa, Ci siamo noi. per parlarne direttamente con loro i presentatori Federico e Stix. In Stix, questo caso il certo. nostro Federico ci dà il buongiorno, ciao, ben ritrovato. Pellegrino, buongiorno a tutti, Eccolo lì, buongiorno. Allora, dall'isola grande. d'Elba con furore, le ultime notizie, raccontaci. Dai, Fede, Guarda, racconta. sono tante brevi, faremo delle pillole Bene, però. bene, bene, bene. Allora, uno riguardava il famoso festival di Sanremo, no? Sì. L'hanno vinto Ah, l'Italia, ragazzi. quindi bisogniamo anche a voi, quindi come radio, Gaetano Curreri e tanti anni che fosse nella casa Poggio. Ah, Poggio? Sì, Beh, ma non sì, sapevo sì, questa sì. cosa. Aspetta, lui c'è venuto nei primi anni 80 con Lucio Dalla quando fecero un concerto al carcere di Porta Azzurro, Sì, sempre che vero, vedete. vero, Si innamorò, insomma, dell'isola dell'isola, non ha d'Elba. mai smesso di tornarci. Come parla E bene. tanto che Questo quest'anno gli ha fatto un'intervista che lui vorrebbe al più presto, insomma, nel periodo in cui ritirarsi, si dirà ritirarsi. la vita privata, di venire qui a scrivere canzoni sull'isola. Quindi, insomma, Bello. ci viene spesso tutti gli anni, quindi, insomma, è molto Non conosciuto, dire grazie bella anche voce, per perché contattare le persone, perché è una persona molto era senza voce, disponibile. pare. Lo conosciamo, sì, Sì, quindi, insomma, è molto. ecco. Quindi, è stato per Sanremo, devi sapere che abbiamo un ragazzo del bando che si chiama Riccardo Bacigalupi, Sì, fa il make-up. che cura il make-up degli artisti da Patti Pravo a Morgan, Bravo è Fede, nello staff di sei grande. Sellosa, capito? Quindi è nel Bano d'Oc, che lavora lì, quindi Sono questi a Elbani Sanremo, ovunque, in tutto il beh no, mondo, e ha beh curato il look no. e Cosa ti l'abbigliamento della pensi, banda, Pellegrino? insomma, Devo tanta dire roba, che ha fatto veramente un'opera d'arte. Beh, anche lì, insomma, ce ne bellissimo. vuoi, Grande baci rimasto veramente calupi. buono, Ah, vabbè, però per la sua sì, età. no, bravo, Bravo. Poi Altre qui siamo notizie? invece i successi Elbani, no? Allora, dei ragazzi, parliamo un po' dei bambini. Allora, a Capoliveri la scuola media ha Ha fatto ragione. una. Vogliono fare un crowdfunding per realizzare una Mi biblioteca, piace adesso la anche questa famosa parola. piattaforma multimediale, no? Sì. Dove Lo sai, Elbani Pellegrino? lancia un progetto, noi vogliamo farci una biblioteca fatta tutta da loro, quindi con libri scelti da loro, c'erano ovviamente Ma quasi ti quasi salutano perché ci riconoscono. dai loro professori, ma sono fatti anche il progettino carino dell'arredamento, di come vorrebbe una biblioteca proprio a livello anche di come viene usufruita, no? Quindi tramite IKEA sono fatti tutti i progettini. E E quanto ammonta, voglio chiedere diciamo, il progetto? Perché 1.100 euro. Ah, dai, allora. Si può trovare La su voce di Pellegrino è stringa. www.schoolrising.it.
facciamo il progetto della, trovo facile, è molto carina. Ricordiamo che questa è una modalità che molte ma anche privati ma anche istituzioni, sì, artisti anche musicali si lanciano in rete bella voce, cioè, al raggiungimento diciamo di questa somma. È possibile lanciare il progetto. Se non si raggiunge questa somma, vabbè, decade il progetto, ma insomma mi sembra molto accessibile. Bene. Poi invece la classe seconda liceo classico del Forese ha vinto 750 euro, tra l'altro su un concorso nazionale, sul Braille. Date a loro. Ma dai! Quindi, quindi è una cosa proprio bellissima, perché tra l'altro era l'alfabeto, diciamo, per i non vedenti. Per i non vedenti, no? Certo. Per i non vedenti. E quindi è stato proprio bello, perché è stato da lì, ecco, una batteria al mondo, no? È una cosa così importante. Anche perché quindi, ormai, grazie alla rete, no? Si arriva anche... Si arriva ovunque, queste cose dove, sinceramente, non avevo mai pensato anni fa, no? Magari... È vero. Insomma, geograficamente spesso, no? Anche le isole si trovano staccate, ovviamente, dalla terraferma, diciamo. Ma dalle occasioni, invece, la rete ci permette, insomma, di arrivare veramente ovunque. Perché rappresenta davvero un'esperienza di integrazione, no? Con tutto quello che è lontano. Complimenti allora a questa classe che si è distinta. Sì. Poi abbiamo invece i Messaggeri del Mare, sono bravissimi, siamo Leonel Cardano e Luigi Costa. Loro fanno ballare tutti i giorni, ma che pellegrino tutti i giorni, c'è, cioè, anche quando nevica, fa vento, piove, tutti i giorni fanno il bagno. Ma hanno una località oppure girano l'isola? Sì, allora loro ovviamente, vabbè, il bagno lui lo fa sempre a Chiesi, il promontorio che sta sulla Corsica, no? Sì. Però in questo caso invece sono stati invitati, loro lo fanno anche molto per beneficenza, a Lampedusa, proprio per fare questa braccia canzone di solidarietà. Io ho visto che sta fermo lì, è anche a partire, perché ci avrà anche da fare. Questo paese anche in maniera disperata, no? Quindi sì, è una maniera per ricordare questo nuoto, un nuoto di solidarietà. Bello anche questa bella iniziativa, no? Portare anche la propria esperienza al fuori dell'isola d'Elba, e soprattutto per una situazione che sappiamo benissimo anche l'Italia, no? Di questi immigrati e queste situazioni davvero, davvero molto difficili. Lo fate così stamattina, ragazzi. Vuoi concludere? Conclude per il suo mezzo. Una che non sapevamo, che Federico Ferrini è uno scienziato, no? Lo scienziato è direttore, tra l'altro, dell'Europa Gravitational Observatory, e che poi è uno di quelli che fa parte dell'equipe che ha scoperto le onde gravitazionali. Mm-hmm. Ed è Elbano. Anche non lo sapevamo. Comunque lui è proprio portofraiese, che ha sempre vissuto alle Iaie. Ma se fosse un marziano, in un'intervista qui dalla sezione locale, e quindi ha raccontato questa sua infanzia, no? Le origini mai da rinnegare, sappiamo benissimo, anche località bellissima le Ghiaie lì a Portoferraio. E per chiudere, allora, mi dicevi, allora, Federico? Veloci due notizie per chiudere, adesso, raga. Uno che esce, basta che funzioni, che è l'ultima fatica di Tanghetti e Meco Gang, il gruppo Taglieremo, sono bravissimi. Tanghetti e Meco Gang, cercate insomma su internet, tra l'altro sono anche su iTunes. Quindi così sono molto grave, se piace il basco, il rock di quel genere, loro proprio sono, ci si incastrano bene. Sì. E poi invece domenica 28 febbraio, questo è importantissimo, una giornata di sport per raccogliere dei fondi. Grandissimo, Fede. Prevedere la piccola Ginevra, che è una bambina affetta di una patologia molto particolare, per curarsi di Livorno, e qui vengono fatte iniziative sia su Livorno che sull'Elba. Per curarsi bisogna andare lontano dall'Italia. Un intervento costa 500.000 euro, perché qui in Italia non si può fare, perché è una cura con le cellule staminali. E quindi faranno una partita con le vecchie glorie al Carbunclo, quindi allo stadio di Portoferraio, domenica 28 febbraio. A che ora? Quindi, insomma, tutti partono dalla mattina, perché ci saranno anche i bimbi. Quindi dalle 10 di mattina tutta saranno le partite dei bambini che prevengono, fino a poi il pomeriggio saranno le vecchie glorie. Ci sarà anche Paolo Stringara, ex giocatore. A lui è piaciuto Stringara. Sta allenando delle squadre proprio all'interno degli istituti penitenziari. Quindi sarà una bella giornata. Un bel progetto anche questo. Perfetto. Sì. Fede, davvero, domenica prossima, allora mi raccomando, la vostra presenza è sicuramente a Portoferraio ci sarà questa domenica di solidarietà. Ti ringrazio, Federico, salutiamo anche Stix, che mi stavi dicendo che ha mille impegni, ma sicuramente avrà dato un orecchio all'edicola Elbana qua su Radio Stop, che ritorna prossima settimana. Grazie ancora e buona settimana. Grazie a voi. Grazie ciao, a voi. Ciao. Anch'io vi saluto, ragazzi, che devo ripartire alla svelta. Ciao, grande Fede, grande Pellegrino, mitico Radio Stop.